Bene ragazzi, parliamo un po' di Pasolini. Titolo: Pasolini, complottista assoluto che non controlla neanche le fonti. Infatti, a vedere, a leggere questo brano di Pasolini, io so del 12 dicembre del 1969, pubblicato il 14 novembre del 74, dice: io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Si riferisce alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 a Milano. Io so i nomi dei responsabili. Dirà: porterà delle prove. Io so i nomi di quelli che hanno gestito le due differenti fasi della tensione. Io so il nome del gruppo dei potenti che con l'aiuto della CIA hanno prima creato una crociata anticomunista a tamponare il 68, in seguito sempre con l'aiuto, eccetera, eccetera, eccetera. Avanti, io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto. Vabbè, io so, punto, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Ecco, a questo punto il cervello medio di oggi direbbe: è un complottista. Uno che, come molti anche oggi, vengono sbugiardati, guarda, controlla i dati, fact checker. Atteniamoci ai fatti, i fatti sono fatti. E lui dice: ma io non ho le prove, non ho nemmeno indizi. E allora cos'è? È pazzo? È un complottista? No, dice: io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Quindi, il compito dell'intellettuale non è soltanto scrivere nel suo Parnaso, è anche conoscere, seguire, immaginare, coordinare fatti anche lontani, mettere insieme i pezzi frammentari, ristabilire la logica dove c'è l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Quindi la logica può immaginare e coordinare anche frammenti laddove i dati sono lacunosi. Quindi questo non significa fact-checking, significa che c'è un'intelligenza superiore che riesce a sentire, a immaginare dei connessioni, dei coordinamenti che a una prima occhiata non si vedevano. Ecco il compito vero della letteratura, anche quello di immaginare, di trovare ciò che c'è sempre stato, ma nessuno vedeva. Quindi il fatto di scrivere significa portare tramite la parola orale in forma scritta ciò che magari, ciò che sicuramente già c'era, ma che non era stato mai visto, mai detto. Quindi questo sia a livello di poetica artistica, sia a livello proprio dei fatti veri e propri che succedono, tipo stragi, problemi, quindi tutti quelli che parlano di truffe, di cose che lo Stato non ci dice, non fa vedere, e poi li prendono in giro, non ce lo dicono, e non ce lo dicono. Beh, allora anche Pasolini è complottista, perché non portava dei documenti inoppugnabili alle sue tesi? Tutto ciò che fa parte del mio mestiere, dell'istinto del mio mestiere, credo
credo inoltre molte altre sappiano ciò che io so qua, quindi lo sanno tutti, poi dice Pasolini, lo sanno, perché la costruzione della verità di ciò che è successo non è poi così difficile. Tale verità sta dietro una grande quantità di interventi. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove, certamente degli indizi, non fanno i nomi, e dunque a chi compete fare questi nomi? Chi li sa non li vuole dire perché è disonesto, lui li sa proprio perché non li sa, cioè lui li può ipotizzare perché se li sapesse farebbe parte della cerchia, e se facesse parte della cerchia sarebbe uno di quelli che non li dice, quindi lui li può dire, cioè meglio può fare le ipotesi proprio perché non è nella cerchia, perché se le fosse se ne starebbe zitto. Quindi un intellettuale è l'unico che potrebbe benissimo fare pubblicamente quei nomi, ma è l'unico che non ha né prove né indizi. È questo il paradosso. Quindi, se io sapessi le prove delle cospirazioni, vuol dire che ne farei parte. Quindi, di fatto, è la mia l'unica posizione in cui posso parlare, posso comunque obiettare, non posso mandarvi le foto perché non ce l'ho, però posso obiettare. Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. Su questo ad oggi non abbiamo dubbi, quindi se sei onesto non fai politica, se fai politica non sei onesto, detto in maniera ancora più sintetica e con le parole che si userebbero oggi. All'intellettuale, profondamente e visceralmente disprezzato da tutta la borghesia italiana, quindi ha capito Pasolini che l'intellettuale così com'era lui è fortemente disprezzato. Poi magari lo invitano anche in televisione, come è stato invitato in televisione Pasolini, però il disprezzo rimane. Infatti all'intellettuale si deferisce, dice, un mandato falsamente alto e nobile. Fai la tua poesia, fai. In realtà servile, quello di dibattere i problemi morali e ideologici. Quindi te stai lì, fai il dibattitore dei problemi morali, ideologici, una specie di arbitro dell'eleganza come Trimalchione di Petronio o Petronio stesso, stai lì, fai un po' di dibattito e basta, questo al massimo è quello che puoi fare. Se egli viene messo a questo mandato, viene considerato traditore del suo ruolo, si grida subito al tradimento dei chierici, è un abile, una gratificazione per i politici e per i servi del potere. Quindi esistono anche gli intellettuali cosiddetti servi del potere, quindi usano il loro intelletto semplicemente per ideologia. Ma non esiste solo il potere, esiste, io direi esisteva, anche un'opposizione al potere. In Italia questa opposizione è così vasta, oggi non più, e forte da essere un potere se stessa. Mi riferisco naturalmente al Partito Comunista Italiano, che poi dopo dice, sì, anche il Partito Comunista sono di fatto politici, quindi un po' fanno parte della politica, però è un paese dentro il paese quasi. Oggi chi fa veramente questo non c'è più, perché il Partito Comunista non esiste più, il partito cosiddetto, che lo chiamano democratico, che poi sarebbe il nuovo partito di sinistra, o centro-sinistra, già per lo stesso nome non evoca più nulla di vagamente libertario, anzi, sono anche loro liberisti, quindi assolutamente in linea con l'Europa e con l'America. Con l'America, questo lo dico io, ma Pasolini non lo sta dicendo, ma perché forse ai suoi tempi o lo sapeva già anche lui che sarebbe finita così, cioè l'America, temendo il comunismo in Italia, è riuscita a liberalizzare anche la sinistra e anche la destra, che poi alla fine magari anche nella destra c'erano delle frange antiliberiste, forse, non so. E quindi la divisione in due paesi, e ora parla appunto del Partito Comunista, cose che oggi diciamo non leggiamo neanche, perché tutto ciò che
Ecco, infatti lo dice qua, probabilmente se il potere americano lo consentirà, magari decidendo diplomaticamente di concedere a un'altra democrazia ciò che la democrazia americana si è concessa a proposito di Nixon, questi nomi prima o poi saranno detti. È lo stesso Falcone Borsellino che aveva capito che la strage di Capaci non era, avevano capito dopo alcuni magistrati che non era dovuta neanche alla mafia, ma a qualcuno più in alto della mafia, probabilmente americano, anche secondo alcuni indizi sul tipo di tritolo che era usato. Come minori responsabili contro maggiori responsabili, e non è detto, come nel caso americano, che siano migliori. Questo sarebbe in definitiva il vero colpo di Stato. E che altro dire? Vi saluto.